Com'è andata la challenge del mese? Prima di proseguire con il video, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Si è conclusa la sfida che avevo fatto con voi che mi seguite su questo canale di fare almeno un'ora di musica al giorno, la cosiddetta 30 Days Challenge. Era un modo per misurarmi, per mettermi a confronto, per riprendere a fare musica in modo più attivo e strutturato e soprattutto per testare quello che è fare musica di per sé e per sé. E allora mi preme raccontare com'è andata, anche e soprattutto per fare un confronto e per mettere insieme alcuni temi di cui poi poter trattare in maniera più specifica. Intanto, come primo obiettivo mi ero dato quello di concludere almeno 4 brani, quindi idealmente un brano a settimana che potesse essere iniziato da zero oppure anche magari qualcosa che avevo già lasciato in sospeso. E posso dire con molta soddisfazione di esserci riuscito. Ho realizzato 4 brani, uno di questi sta suonando qui in sottofondo. 4 brani molto diversi tra loro, qualcuno nato da zero, proprio senza nessun tipo di idea alla base. Ho fatto un remix, quindi mi avevano dato delle parti da rimettere insieme alla mia maniera e sono riuscito a completarlo. Magari c'è qualcosina da risistemare, da riprendere, ma insomma, ecco. Brano fatto e finito su cui non ci si torna sopra. Ho finito un vecchissimo brano che avevo sul mio primo computer, addirittura sul vecchio Pro Tools. A me piace sistemare le cose, quindi che un'idea che rimane lì per troppo a lungo prima o poi sia conclusa, così non ci penso più sopra. E poi sono riuscito, grazie alla collaborazione con l'amico Matteo Beta, a fare un brano da zero in una sola sessione di studio che ci siamo visti. E quello è stato un po' il colpo di coda di questo mese che mi ha dato fiducia, soprattutto sul fare musica, su quello che mi dà il fare musica. Un po' faccio il resoconto di quello che è stato per me l'esperienza di questo mese e cosa mi porto a casa, cosa mi porto dietro per le settimane e i mesi successivi. Non è stato facile riuscire a mantenere l'impegno, non è stato neanche facile riuscire ad avere a creare un'abitudine e a dare costanza alla cosa. Ho sperimentato molto, l'idea di questo mese era di andare abbastanza senza grandi progetti, senza grandi piani, senza un obiettivo preciso e quindi ho prima di tutto sperimentato su me stesso, ho provato a suonare in vari orari, ho provato a suonare per vari periodi di tempo, quindi non necessariamente un'ora proprio precisa, ma alle volte ho fatto un po' di più, alle volte ho fatto anche molto meno. E quindi nello sperimentare per un mese addiritto tutte queste cose, capire poi cosa va bene per me. C'erano dei giorni in cui non avevo nessuna voglia di mettermi ad accendere il computer, c'erano dei giorni in cui non ho rispettato l'impegno, quindi magari non ho fatto l'ora in quel giorno lì, non ho fatto niente. E allora ho dovuto recuperare il giorno dopo aumentando il tempo. Mi sono reso conto che può essere molto utile certe volte avere un periodo più limitato di tempo, anche solo 15 minuti, però in 15 minuti si può riuscire a fare qualcosa, si può riuscire a fare qualcosa di utile o si può semplicemente buttare lì un'idea che poi da sviluppare in un altro momento. È utile per la creatività avere dei limiti. Quindi il tempo limitato ti aiuta a fare qualcosa di concreto e anche le risorse limitate ti aiutano. Pochi strumenti, pochi plugin, pochi tentativi, anche poche librerie di suoni. Riesci con quelli assolutamente a tirar fuori delle idee ed anzi darti ancora elementi per altri brani, altre idee, altre sonorità. Di questo posso essere sicuramente contento. Mi rendo conto che riesco a lavorare meglio la mattina rispetto alla sera, perché arrivo alla sera che sono stanco e in questo caso mi ero imposto di fare musica, ma se non avessi avuto questa autoimposizione, molto probabilmente avrei preferito rilassarmi o divertirmi. Però
Invece, quando mi alzo la mattina, anche molto presto, sono riuscito a fare qualcosa e a darmi uno slancio per la giornata. Così è come funziona per me, non dico di provare assolutamente, ma il test è utile per capire quando ti può riuscire a fare musica, come e quando anche sei più produttivo. E fondamentalmente questo periodo, l'aver raggiunto dei risultati concreti, l'essere riuscito anche con poco, in maniera se vogliamo disorganizzata, a creare qualcosa, è un incentivo per dedicarmici ancora di più nei prossimi mesi, nel lavorarci ancora più seriamente e soprattutto, e qui concludo questa lunga post in qualche modo autoreferenziale, avere un po' di musica in più è un incentivo per capire cosa farne, quindi rimettersi a contattare le etichette, contattare qualche numero di amico sentito qua e là per capire se è interessato, se riesce a fare qualcosa di interessante. E ultimo, ma assolutamente più importante, si migliora continuamente lavorando tutti i giorni a fare musica e migliorando si aumentano le proprie capacità, aumentano i risultati, aumenta la qualità dei propri prodotti e aumenta anche l'entusiasmo e la voglia che ci si mette. E allora il mio consiglio è di provare assolutamente anche per periodi limitati a dedicarti un po' alla musica tutti i giorni, perché vedrai che ne sarai sicuramente molto soddisfatto come lo sono io adesso. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.